Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia, società, su tutto quello che viene dibattuto nell'Assemblea legislativa dell'Umbria qui a Palazzo Cesaroni dove viene prodotta la trasmissione. Che vede quest'oggi come ospiti il consigliere regionale Raffaele Nevi per il partito Forza Italia Buonasera. e per il Partito Democratico il consigliere regionale Andrea Smacchi. Buonasera. Con entrambi i consiglieri partiamo subito dall'attività del palazzo, attività che ha conosciuto una mezza battuta d'arresto perché l'ultima seduta d'aula in realtà si è aperta ed è stata subito richiusa per mancanza di numero legale. Ora, anche quando non ci sono discussioni politiche in atto, comunque questo è un tema che dice qualcosa e merita sicuramente di essere approfondito. Il centrodestra Nevi ha fatto anche una... Piccola conferenza stampa improvvisata subito dopo che la Presidente Porzi ha dichiarato chiusa la seduta per mancanza di numero legale. Ecco, qual è la vostra posizione a fronte di questo? comunque fatto che si è verificato. Ma la nostra posizione è che è ora di dire basta a un andazzo che non, non ci piace per niente e che vede la Giunta sempre latitante eh, perché non, non partecipa mai eh, ai lavori d'aula quando ci sono discussioni che non riguardano atti eh, prodotti da, dalla Giunta stessa. E questo è profondamente sbagliato e anche irrispettoso eh, dell'Assemblea legislativa tutta, vede, non è un tema dell'opposizione. Io sono stato anche felice del fatto che Leonelli abbia detto, per conto della maggioranza, che, che questo andazzo deve finire, però diciamo, se Leonelli continua, a, a, e la maggioranza, insomma, a, eh, così eh, fare de de delle piccole rimostranze avendo paura di fare sul serio, eh, chiaramente questo si ripeterà sempre di più. Che significa fare sul serio? Eh, fare eh, in modo eh, che prima si discutano gli atti di competenza dell'assemblea legislativa e poi gli atti amministrativi della giunta. Allora eh, vedremo, eh, forse, che la giunta rimane eh, in aula fino alla fine della discussione, altrimenti l'opposizione l'ho annunciato ieri in questa mini conferenza stampa che abbiamo fatto, eh, ne prenderà atto e faremo saltare eh, il Consiglio regionale tutte le volte che non c'è il numero legale. Siccome capita spesso ci dovremmo abituare a un Consiglio regionale che va deserto più spesso. Mi dispiace perché <coughs> mandare deserto un Consiglio regionale significa anche bruciare soldi dei cittadini, perché per convocare un Consiglio regionale comunque si spendono dei soldi, perché i, i consiglieri regionali che vengono alla sede del Consiglio regionale per prendere parte all'Assemblea legislativa eh, vengono eh, diciamo, rimborsati del, del, eh, del carburante che impiegano e quindi insomma eh, ci sono delle spese. Quindi bruciare eh, soldi dei cittadini solo perché eh, ce ne infischiamo dell'Assemblea legislativa è anche brutto da questo punto di vista. L'eterno dilemma tra potere della Giunta e potere che il Consiglio vuole, ribadisce, che la politica chiede. Anche lei però, Smacchi, non era particolarmente eh, soddisfatto ieri mattina di come sono andate le cose. Ma guardi, stiamo attraversando un momento straordinario. Mi sono poi informato, avevamo l'assessore la, Cecchini che era in Valnerina per quanto riguarda le problematiche degli allevatori delle stalle. Avevamo Bartolini che era a Roma per quanto riguarda l'emergenza delle scuole e quindi tutto quello che riguarda la sicurezza dei nostri ragazzi. Avevamo altri assessori impegnati comunque per il, il sisma. Che cosa significa questo? Significa che noi dobbiamo essere bravi, ed ho chiesto questo all'unico assessore presente, cioè l'assessore Barberini, che è anche la delega ai rapporti con l'Aula di eh, coniugare in questo periodo la dignità e quindi la funzionalità dell'Assemblea legislativa con il governo di questa regione e soprattutto con l'evento straordinario del, del sisma. Noi abbiamo anche un altro problema, che da questa legislatura i consiglieri sono stati ridotti da 31 a 21 e gli assessori sono stati ridotti da 8 a, a 6, a 5 più 1 con la Presidente. Che significa questo? Significa che di fatto è molto complicato. Per chi governa poter svolgere la propria attività e stare in aula. Secondo me ne dovremmo prendere atto anche con modifiche regolamentari, con modifiche del nostro statuto, al fine di capire come poter in qualche modo far fronte a queste varie esigenze straordinarie che si sono succedute nel tempo. Per esempio, una proposta è quella dei cosiddetti eh, consiglieri delegati, dando la possibilità anche ai consiglieri di poter svolgere una parte dell'attività governativa anche per conto della Giunta quando la Giunta non riesce. Smacchi, la questione dell'emergenza che lei ha introdotto e che in effetti ha privato un po' anche l'apporto degli assessori all'aula nell'ultima seduta è stata dibattuta innanzitutto una settimana prima, perché c'è stato il report di Catiuscia Marini sull'emergenza sisma. Quindi si è parlato di scuole, strade, di sistemare i tanti sfollati, e come diceva prima, anche. Gli animali, perché eh, ci sono anche loro, sono la ricchezza di quelle persone che non vanno via dalla loro terra perché ci sono gli animali e soprattutto parlando di ricostruzione la Presidente Marina ha dato proprio una sottolineatura, evitare lo spopolamento. Quindi esatto. qual è adesso l'emergenza? Perché tutti si dà una mano, la gente sta aiutando le persone, l'istituzione ovviamente segue questi rami di azione che ho annunciato. Qual è l'intervento, le priorità diciamo, in questo grave momento? Ma dopo la, fase, la prima fase straordinaria eh, di emergenza, ora stiamo attendendo questi container. Dovrebbero arrivare entro Natale, si tratta di 442 container che vengono messi a disposizione per quanto riguarda il territorio umbro delle popolazioni colpite e poi a primavera ci saranno le cosiddette cassette di legno che saranno la fase successiva prima della ricostruzione vera e propria. È chiaro che eh, come diciamo spesso non ci possiamo arrivare morti alla ricostruzione, quindi dobbiamo dare una mano alle popolazioni, abbiamo rimesso in moto le scuole, abbiamo rimesso in moto anche il sociale, quindi i nidi, le scuole d'infanzia, stiamo cercando con l'assessore Barberini di garantire al meglio la sanità, sia per quanto riguarda gli ospedali mobili, sia per quanto riguarda anche le strutture di residenze protette e altro. Lo sforzo straordinario, però, dovrà essere anche per quanto riguarda l'economia. Non possiamo pensare a quel territorio come un territorio che pensa soltanto a sopravvivere e su questo gli sforzi saranno sia per quanto riguarda le attività. Eh, agricole e gli allevatori, sia per quanto riguarda il turismo, il commercio, eh, facendo anche una grande promozione del brand Valnerina e del brand Umbria, eh, capace di dare sicurezza, garanzia e rimettere in moto il nostro tessuto economico. È chiaro che deve finire anche il sisma, ancora ci sono piccole scosse e queste eh, purtroppo non danno anche nel momento in cui dai messaggi eh, quelle garanzie che anche l'utente che ci viene a trovare vuole avere. Quindi questa è una fase ancora in cui dobbiamo compensare le piccole scosse che rimangono rispetto ad una ripartenza che dovrà essere veloce e dovrà essere consistente. Nevi, l'emergenza purtroppo permane e la popolazione naturalmente si aspetta tanto, sta anche chiedendo eh, ad ogni occasione, eh, tanto a tutti, nel senso che c'è bisogno di, di tutto ancora per, per uscire da questa fase emergenziale, o meglio l'emergenza stretta, tecnicamente emergenza si definisce le 48 ore, le 72 ore successive, però insomma anche questa è una fase che rimane emergenziale, no? Sì, no, poi io l'ho detto in altre occasioni, dobbiamo accelerare di molto, insomma noi eh, abbiamo bisogno eh, di fare le urbanizzazioni e di partire con la messa a dimora eh, delle casette che non sono più di legno tra l'altro, quindi sono ben coibentate con eh, tutti i comfort di una casa vera e propria, insomma, e quindi sono poi smontabili, eh, secondo me hanno fatto... Un, una buena una buona insomma, proposta eh, per quanto riguarda il governo nazionale in tempi non sospetti tra l'altro e, e adesso però va, eh, vanno montate nel più breve tempo possibile. Allora io eh, ieri sera ho avuto tra l'altro la notizia che ad Amatrice stanno montando le prime eh, casette, allora dico eh, forse eh, qui in Umbria eh, c'è stato qualcosa che non ha eh, funzionato perfettamente. mi dicono che eh, i tempi tecnici per fare le gare, per organizzare eh, tutto ciò che è necessario per fare l'urbanizzazione hanno portato via eh, tempo eh, perché lì hanno scelto di utilizzare il genio civile, da noi invece si è fatto carico eh, la regione perché chiaramente Forse c'è anche eh, la uh, volontà così di gestire un po' di potere, insomma, no? perché dietro poi alla ricostruzione eh, c'è anche un po' eh, di, 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 di potere di gestire appunto eh, gare, quindi imprese, eccetera. Allora io penso che qui dobbiamo mettere da parte queste cose e dobbiamo andare eh, più in fretta. Adesso la app, eh, approfondirò questa cosa, se fosse confermata, sarebbe molto molto Grave eh, perché ci hanno detto sette mesi per le casette eh, e eh, invece ad Amatrice vero che Amatrice ha avuto eh, insomma, un terremoto ancora più devastante, ma insomma eh, il problema è che non ci possono essere terremotati di serie A e terremotati di serie B. Noi dobbiamo avere la forza e la capacità di far rimanere lì la popolazione, evitare eh, le, le deportazioni e, e cercare diciamo, di ricostruire da subito anche il tessuto economico. E sociale perché altrimenti il rischio è che eh, appunto come si dice eh, così in gergo giornalistico insomma, quando eh, ritorniamo è morto già insomma, il, il paese e quindi eh, ecco, eh, queste sono ancora eh, degli interrogativi a cui forse dobbiamo dare risposte il tema è accelerare il più possibile in tutti i modi mi pare che fino adesso eh, l'Umbria eh, che viene diciamo, portata sempre a, a riferimento e invece stia dando prova di decelerazione, non di accelerazione. Voltiamo pagina, parliamo di economia perché con la fine dell'anno si avvicinano i bilanci, in primis quello della Regione e adesso di strettissima attualità c'è un documento molto importante che sono sicuro la gran parte dei telespettatori non conosce, si chiama DEFR ed è documento di economia e finanza regionale, propedeutico poi no, a tutte le manovre di bilancio. Andrea Smacchi, presidente della prima commissione che quindi ha l'atto in mano, come si suol dire, prima dell'approvazione dell'Aula, quali sono queste linee che riguardano l'economia e la finanza della regione Umbria? Ma quest'anno sono tre in particolare. La prima, ci sarà una parte del documento di economia e finanza che riguarderà il sisma. Quindi la parte diciamo, principale che chiaramente si è inserita strada facendo è quella delle misure che la Giunta regionale, ad integrazione di quella del Governo centrale, mette sul tavolo per quanto riguarda il sisma. La seconda parte è relativa in particolare ad un punto che ha caratterizzato gli ultimi anni della nostra Regione, cioè eh, non si aumentano le imposte. Anche quest'anno e anche per i prossimi anni c'è questo impegno da parte di chi governa a non gravare, a non mettere le mani nella tasche, nelle tasche dei cittadini. La terza parte, che è la parte fondamentale dal punto di vista delle risorse, è quella della programmazione comunitaria, ossia le risorse che nei tre anni 2017, 2018 e 2019 si mettono a disposizione di questa Regione per lo sviluppo, per la ripresa e per l'occupazione. Ecco queste parti, se ben utilizzate, potranno rimettere in moto in maniera concreta la nostra regione, ma sia dal punto di vista dell'agroalimentare, sia dal punto di vista della promozione, sia dal punto di vista anche di quelle crisi, e ieri Paparelli era a Roma purtroppo per una crisi che non sta prendendo una buona strada, quella della, della Novelli, che di fatto stanno preoccupando e stanno dando grandi incertezze alla, alla nostra regione. Una regione che i dati di oggi vede un calo importante dei nati, vede una popolazione sempre più anziana, siamo la prima regione in Italia per popolazione. Sopra i 65 anni, e quindi anche su questo dobbiamo approntare un sistema sociale delle misure che in qualche modo tengano conto di queste caratteristiche. Ecco, questo è il DEFRE, un documento che in qualche modo fa la fotografia della nostra regione e detta le linee anche per macro linee di programmazione e di indirizzo per i prossimi tre anni. Nevi, vista dall'opposizione questa fotografia, queste linee di indirizzo sono condivisibili o voi avete un'altra impostazione? Ma la fotografia è un po' ingiallita, nel senso che si fanno sempre, si dicono sempre e si scrivono sempre le stesse identiche cose. Che bisogna snellire le procedure, che bisogna accelerare, che bisogna dare i soldi alle imprese, quelli giusti e dovuti, eh, in modo più veloce, eh, che insomma bisogna fare le infrastrutture che bisogna rimettere a, a, a posto le società partecipate, eh, che bisogna eh, intervenire sull'ambiente, che bisogna fare la tutela idrogeologica. Il problema è che purtroppo eh, il, il DEF è la fotocopia de dei documenti degli anni precedenti. Il problema non è dirle o scriverle le cose, è farle, è metterle in pratica. Eh, nel frattempo, intanto che parliamo e scriviamo, in cui siamo molto bravi, eh, noi stiamo eh, diciamo, arrivando al punto eh, di avere una regione che, come ha detto giustamente Smacchi, eh, ha dei dati spaventosi. Insomma, no? Di ieri il dato che le due eh, province italiane. Eh, sono eh, meglio Perugia anche grazie diciamo, al fatto che eh, a, a Perugia città si è invertita la tendenza di un governo fallimentare. Eh, ma insomma la provincia di Terni sta a, 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 oltre il settantesimo posto nella classifica delle 110 province italiane. Significa che siamo un meridione d'Italia, è tornata ad, ad, ad acuirsi eh, la differenza eh, tra la, la, diciamo, la il, il, Perugia, la città, l'Interland che comunque viaggiano in un certo modo e il resto della regione. Insomma, no? quindi ecco, eh, Nel frattempo le, diciamo si sbandiera come grande successo il fatto che non aumentano le tasse e ci mancherebbe pure che aumentassero le tasse in questo quadro drammatico che ha l'Umbra. Le tasse dovrebbero diminuire e diminuire pesantemente. Certo, le tasse non si possono diminuire perché non si vuole tagliare la spesa pubblica, perché chiaramente il governo... Renzi ci rapina nel vero senso della parola risorse e tutti stanno zitti, risorse molto più importanti rispetto a quelle eh, che eh, toglieva attraverso dei tagli fisiologici il governo Berlusconi, cioè io dico sempre: se fosse successo la metà. Di, se, se, se avesse fatto la metà di quello che ha fatto Renzi e Berlusconi in Italia ci sarebbe la guerra civile. Insomma, no? invece qui tutti zitti, e allora si cerca di costruire una propaganda, una narrazione che dice: anche quest'anno non abbiamo aumentato le tasse. E ci mancherebbe pure. Noi abbiamo il più grande livello di tassazione del mondo. E, 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 Ancora si dice che va bene così. No, cioè questa è un'emergenza nazionale, cioè quella di diminuire la spesa pubblica e diminuire le tasse, come sta facendo il governo Romizzi a Perugia, è un'emergenza nazionale. E, e, e la regione invece continua imperterrita in ad. E poi non è vero che si, non si aumentano le tasse, perché l'altro anno hanno aumentato, per esempio, la tassa sui carni idroelettrici delle, delle, delle imprese idroelettriche, che ha portato mh, un tesoretto di 5 milioni in più all'interno delle casse regionali e, e, e via discorrendo. Un po' di anni fa c'è stato il ritocco dell'IRPE, quindi non è vero uh, questo, ma nel frattempo, quindi non abbassiamo le tasse, anzi le aumentiamo. Eh, nel frattempo non facciamo le riforme, noi abbiamo tutto paralizzato. Ancora, noi abbiamo fatto la riforma per eliminare le comunità montane eh, che era il 2013. Eh, del 2000, siamo nel 2016, ancora ci sono le comunità montane in Umbria, ancora ci sono perché si fanno solo annunci. Adesso hanno annunciato che è ora di rimettere mano alla riforma lì perché dice: beh, Non tutto ha funzionato. Ma come non tutto ha funzionato? Niente ha funzionato! La riforma sta lì, totalmente inattuata. Abbiamo fatto la legge sugli agriturismo, il regolamento attuativo non c'è, quindi è, è, si sta andando avanti con la vecchia legge. Abbiamo eh, come comitato di monitoraggio ho fatto un esame eh, del, di 10-15 provvedimenti, eh, il 90% sono inattuati, cioè questa è la regione della eh, propaganda, delle chiacchiere e di zero fatti. E su questo noi faremo battaglia perché il DEFRE è il documento eh, giusto per dire queste, queste cose, per denunciare questo eh, osceno modo di andare avanti. Ecco, lei è presidente del comitato di monitoraggio che appunto verifica l'attuazione delle leggi. Sono cose lunghe, dico a chi ci ascolta, perché una legge degli anni scorsi si comincia a verificare nell'efficacia in base a quello che è stato prodotto nel 2014, al massimo nel 2015, quindi siamo indietro con le valutazioni. Però al suo giudizio mi sembra che è estremamente. Negativo, parliamo di leggi, ci sono poi delibere di giunta e poi c'è anche una grandissima massa di atti, le proposte di risoluzione dell'Aula, le mozioni. Questa legislatura in particolare ha già battuto il record del numero di documenti prodotti, però. Punto, Serve, andiamo molto forte nella produzione della carta, andiamo molto piano nella produzione dei fatti, ecco io spero eh, che eh, ci sia un'inversione di tendenza, però mi rendo conto che, eh, smacchi poi un giorno ci ha fatto anche una battuta giustamente, no? diceva beh queste però state sempre a fare la, la stessa critica, e il problema però è porsi, eh, la domanda, ma perché questi fanno la stessa critica? Perché purtroppo cioè, è, è solo questo il problema di questa regione attualmente. È, è un problema di una gravità inaudita. E quindi adesso col Comitato di Monitoraggio stiamo facendo questo lavoro e emerge plasticamente. Eh, è una cosa mh, imbarazzante. Insomma, noi abbiamo bisogno di attuare le cose che diciamo. Bartolini, l'assessore. Alle riforme e alla semplificazione, ha fatto diciamo, delle promesse chiare all'inizio della legislatura. Eh, fa, fa, su, una, su una cosa, fa, dico una cosa: eh, noi ancora non abbiamo un sistema informatico di trasparenza assoluta, come ci dovrebbe essere, come c'è in molti anche comuni, anche il disastrato Comune di Terni ce l'ha, delle delibere di giunta regionale eh, non sono visibili alla, alla popolazione. Allora su questo avevamo chiesto eh, di intervenire. Eh, L'assessore aveva detto avete ragione perché questa è una cosa che ancora dobbiamo mettere a punto, non funziona bene, eh, lo faremo entro brevissimo. Passati quasi due anni e eh, siamo diciamo, a, ancora carissimo amico. Ecco, noi dobbiamo eh, sanare questo gap, che è un gap enorme tra quello che si dice e quello che si fa. Grazie Presidente Nevi, presidente in questo caso del Comitato di Monitoraggio, diritto di replica al consigliere Smacchi, che non è assessore, quindi non erano a lui rivolte in particolare queste osservazioni. Però ecco, Presidente Nevi mi pare che abbia sollevato un problema che c'è almeno numericamente, quantitativamente sta emergendo nei dati del monitoraggio. Ma guardi, col Presidente Nevi ci confrontiamo spesso e lui chiaramente conosce bene la realtà essendo più ripetente di me in Consiglio regionale. Però guardi, di fatto non è un problema di chi ci governa né dell'Assemblea legislativa, è problema, il problema è un po' del sistema, del, della burocrazia, di come vengono organizzate le cose. Io vedo che in tutte le regioni ci sono problematiche di questo genere e per questo che dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo accelerare. Chi ci ascolta, chi ci guarda spesso non ci capisce più. Questo modo di parlare spesso lo hanno sentito, lo hanno risentito e non è questo che ci chiedono le persone che ci hanno eletto, che ci hanno votato, non è questo che la politica per essere di nuovo credibile eh, deve in qualche modo dare come spettacolo. Quindi guardi l'impegno da parte mia, singolarmente, ma da parte anche dei miei colleghi, anche quelli di minoranza non è tanto di entrare in polemica o di manifestare quello che non funziona l'impegno da parte nostra è di modificare quello che non funziona per cercare di fare di tutto per creare le condizioni perché questa regione in maniera coraggiosa, in maniera orgogliosa, possa di nuovo essere una delle regioni migliori fra le 20 regioni in Italia e su tanti temi, su tanti aspetti lo siamo, ma è altrettanto vero che possiamo fare di più io sono dei primi che dice che non possiamo andare avanti ancora come Misure tipo ammortizzatori sociali, ma il governo centrale ce lo ha detto da tanto tempo. Dobbiamo trasformare queste misure in prospettive di sviluppo per quei territori, perché se no bruciamo intere generazioni. Anche da questo punto di vista basta. Il caso Merloni, ad esempio, è un caso simbolo. Dopo sette anni stiamo facendo peggio di Alitalia. Non è più possibile prorogare, sono boccate di ossigeni importanti, ma se non accompagnate da progetti seri di sviluppo rischiamo soltanto di far sì che quella spesa pubblica è mai spesa e si potrebbe fare altro. E non è neanche vero che, come diceva Nevi, noi siamo sempre fermi lì. Noi, anche a livello di infrastrutture, stiamo cercando di fare tanto in zone molto difficili come quella della fascia appenninica come quella della Valnerina dello Spoletino in questa fase e guardi il fatto che in questa legislatura abbiamo un terremoto da gestire e questo è il punto iniziale non ci deve far parlare in maniera generica in questo momento dobbiamo essere ancora più uniti per affrontarla questa situazione perché questa legislatura durerà ancora tre anni e mezzo e quindi non possiamo già da ora dire soltanto quello che non va non è questo il nostro ruolo e su questo non, è, non entro neanche in polemica perché non ci capirebbero e sicuramente avrebbero un pessimo giudizio di parte eh, loro, di noi che amministriamo, sia che siamo al governo sia che non lo siamo. Quindi in questa fase le priorità che abbiamo espresso nel Defre sono priorità vere. Sisma, quindi dare le risposte nei tempi migliori possibili, poi se eh, ad Amatrice hanno fatto un mese prima o due mesi prima per scelte diverse, io non la legherei ad un sistema, al sistema clientelare, cioè questo fa parte della prima Repubblica, noi vogliamo arrivare nella seconda Repubblica, eh, saremo capaci, ci giudicheranno, fino adesso ci hanno dato fiducia e vogliamo continuare a farlo. Siamo negli ultimi scampoli, quindi domande su risposta, con risposta brevissima. Raffaele Nevi ha già lodato il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, per il suo comportamento. Lo fa più volte, anche in caso di edilizia scolastica ha detto eccellente il piano, 27 milioni per 26 scuole, insomma un capolavoro. Speriamo poi che anche qui seguano poi eh, i fatti che tutti si attendono. Terni invece... Consigliere vive un momento di, di crisi no. che parte proprio dal palazzo. Allora, i Terny, due capoluoghi interni è devastata da un modo di amministrare che era quello di Perugia prima dell'avvento dei Romizzi. Questo è il, la fotografia è semplicemente qua. Eh, buchi di bilancio, guerre interne, eh, servizi scadenti, eh, di tutto di più, insomma, sicurezza che viene meno, eh, problemi eh, nella gestione delle manutenzioni. <coughs> Mi sembra Perugia prima dell'avvento di Romizzi e io penso che farà la stessa fine di Perugia, cioè il centro-sinistra verrà buttato fuori in malo modo dal governo cittadino perché sta facendo malissimo. Al di là dell'inchiesta giudiziaria che si aggiunge diciamo, e che vedremo quali sviluppi avrà, ma insomma cioè, il mal governo è certificato da un buchi di bilancio. Da una, da una procedura di predissesto, anche qui la propaganda diciamo, fa sì che la procedura di predissesto sia addirittura un fatto: dice, beh, io mi faccio carico di far emergere il problema, <ride> però c'è pure chi la. Chi l'ha causato il problema e sono sempre loro, sempre gli stessi. Quindi, vogliono farci credere che loro sono la soluzione a un male che sembra venuto da Marte. Insomma, no, il male sono loro e loro non saranno la soluzione perché uno che è, stato, che è stato eh, appunto, che ha prodotto quel disastro non può certo eh, portarci fuori dal disastro. Quindi, vedremo. Il diritto di replica per il consigliere Smacchi, siamo all'ultimo minuto, io avevo anche una domanda Lo su Gubbio, il Terni, il no, avevo pensato Gubbio, non so se ce, ce la facciamo, scelga lei eh, consigliere. No guardi su Terni intanto, Terni è amministrato da una persona per bene, una persona seria, il sindaco di Girolamo è una persona capace, una persona che sicuramente ama la sua città e farà di tutto per far sì che questa città possa ritornare a brillare, diciamo così, è chiaro che ci sono difficoltà importanti. E su questo, in maniera veloce, termino dicendo che, eh, come è successo però per Orvieto, che anche Orvieto ha avuto una situazione di predissesto e ora sta invece ritornando anche a livello nazionale. Eh, con manifestazioni importanti ad essere riconosciuta come una città, una delle migliori, anche Terni, spero che a breve. E guardi quello che diceva Nevi, è in parte vero, però in parte non vero, perché Terni si trova in quella situazione, ma ha recuperato 9 posti rispetto all'anno precedente, come Perugia ne ha recuperati molti di più. Quindi, comunque, siamo in una fase di crescita rispetto alle gradatorie. Va bene. Il tempo è scaduto purtroppo e l'appuntamento è la prossima settimana. Ringrazio i consiglieri Raffaele Nevi e Andrea Smac. Grazie. Grazie a voi. Grazie.